Buon pomeriggio da Speciale News Web 24, Fiera del Libro, dell'Editoria e del Giornalismo, secondo appuntamento con il nostro speciale, cominciato ieri, che vi sta informando sull'evento letterario che si sta svolgendo in questi giorni a Palazzo Fornari, a Cerignola, nel Poggiano. Sintetizzare in poche parole non è facile, soprattutto se è uno degli eventi più importanti. La nona edizione della Fiera del Libro, Editoria e Giornalismo, va centro sin dalla prima giornata. Al mattino una vestosa marea umana invade Palazzo Fornari. I bambini dei circoli scolastici cittadini che arrivano per la sessione a loro dedicata, con degli ospiti di peso e di forte impatto. Si parte con Floris Chalamet, con le favole capovolte, rivisitate a suo modo, con un linguaggio ormai banale ma conoscitivo nel pieno senso della materia in questione. E ancora di più, interagire con i bambini diventa emozionante per noi che torniamo un po' indietro negli anni, che amiamo ciò. Si torna alla dura realtà con il bullismo, un fenomeno sempre in evoluzione ma affrontato dal duo Giancana e Spilotros, in un libro in cui si raccolgono storie e racconti con stile capibile e mai banale. Poi la parte serale, ufficiale, comincia con i saluti di rito, per alcuni banali ma sempre pieni di ricchezza e ascolto importanti. I temi sono quelli della scuola, che vengono affrontati con la presentazione dell'opuscolo Alternanza in Tour, la presentazione del rapporto nazionale che riguarda anche il caporalato, e poi chiudere con il primo big della serata, l'attore ma soprattutto il comico Dario Vergassola, che anima e fa sorridere insieme in un confronto aperto con Annalisa Tatarella, che ha chiuso questa prima giornata. Tantissimo afflusso di gente per vedere i libri e anche per vedere i vari eventi. Allora andiamo a sentire il servizio riguardante Dario Vergassola ieri alla fiera. Sentiamo. Una serata bella, intensa ed emozionante. Dopo la parte mattutina, la Fiera del Libro, dell'Editoria e del Giornalismo si è esposta nelle prime luci della sera nel cuore di Palazzo Fornari. Dopo i saluti istituzionali di Vescovo, Sindaco ed altri, l'attenzione si è concentrata su altri due eventi. Il primo, la presentazione dell'opuscolo Alternanza in Antur, coadiuvato dal locale Club UNESCO e realizzato dai ragazzi dell'Istituto Tecnico Economico Tecnologico di Cerignola, diretti dal professor Salvatore Mininno. Poi la presentazione del quarto rapporto annuale per quanto riguarda il caporalato. E poi l'attesa più importante, quella con Dario Vergassola. L'abbiamo intercettato al suo arrivo, ecco che cosa ha detto ai microfoni di Speciale News Web 24. Poi i social hanno preso largo spazio di queste cose qua. Io sono sia per i social, ci mancherebbe altro, anche se non frequento, vado solo su YouPorn, queste cose qua, quindi anche XNXX. Però devo dire la verità, i bar una volta erano dei posti eccezionali, perché nei bar intanto si giocava a scacchi, si giocava a carte, si giocava a biliardo, che è un gioco meraviglioso, si giocava a bocce, si mangiavano le sementine lupine, si beveva la spuma e si cazzeggiava e si stava lì. Però erano proprio dei luoghi di aggregazione interessanti, molto importanti, che naturalmente i politici hanno rovinato mettendoci dentro le slot machine, perché al momento che dentro c'è arrivata una slot machine hai reso un posto amico in un posto nemico, insomma, che sta lì e ti infogna in cose che rovinano famiglie, insomma. E dunque questa è la sintesi inerente a quanto è avvenuto ieri sera con la presenza di Dario Vergassola. L'avete sentito anche la sua opinione sui social ed altro, ma ovviamente ci sono stati anche i saluti di rito istituzionale. Ieri era presente il sindaco locale Metta ed anche l'assessore alla cultura del comune di Cerignola, Raffaella Petruzzelli. Dunque si ristabilisce un antico legame tra la Fiera del Libro ed il comune di Cerignola, che negli anni passati è stato, come si può dire, un po' bistrattato. Ne abbiamo parlato di questo proprio con l'assessore Petruzzelli ed al nostro telegiornale dice anche una qualcosa in più. Sentiamola. Raffaella Petruzzelli, assessore alla cultura del comune di Cerignola, quanto siete soddisfatti di avere questa nona edizione della Fiera del Libro e soprattutto che il comune torna a essere partecipe di questo importante evento? Grazie per la domanda.
perché è una domanda, come dire, di un presente e futuro. Trova la risposta in tutto quello che c'è in questo momento e che si vede benissimo, ma non deve bastare, non ci dobbiamo accontentare, perché dobbiamo continuare a credere che abbiamo le ali e dobbiamo volare alto. Questa è la cerimonia che vogliamo tutti, ali pronte per volare. È un volo che ci meritiamo di prendere, perché ecco, quel Duke in alto, davvero l'augurio per questa nona edizione. Vogliamo, perché abbiamo tutto, non dobbiamo neanche prendere dagli altri, abbiamo noi, la cultura, le fonti, i palazzi istituzionali, tutto quanto è il prodotto agroalimentare, il prodotto enogastronomico, abbiamo tutto. Dobbiamo soltanto organizzarci, ed è quello che stiamo facendo, provando a creare delle cabine di regia, affidando a chi sa, a chi ha competenze specifiche, il proprio ruolo e gestire quello che è stato fatto in questo meraviglioso palazzo negli ultimi tempi. È la testimonianza che si può fare. Lo dobbiamo fare perché abbiamo tutto in mano. E queste dunque erano le sensazioni dell'assessore comunale alla cultura del comune di Cerignola nel Poggiano, Raffaella Verozzelli. Vediamo un po' che cosa prevede il secondo appuntamento, la seconda giornata della fiera oggi. Allora, si è partiti in mattinata con la presentazione di due importanti libri. Il primo di Nicola Cettura e Maurizio Evangelista, La Rosa di Damasco, racconti sui migranti. E poi c'è stata anche la presentazione del libro Io Avvocato di Strada, Baldini e Castaldi editore. E poi nel pomeriggio il clou con tre ospiti, tutti d'un fiato da seguire. Alle 18.30 Giacinto Pinto converserà con Enrico Ciccarelli sul tema Meno male che sono nato a Foggia. Poi Pier Davide Carone insieme al professor Tripone Gargano con uno spazio dedicato a musica e poesia dal titolo Ti vorrei. E poi alle 21.30 Alessandro Aver e Cosimo Damiano D'Amato con l'ultimo sequenza di un film di Yasmuk. Questo dunque è un evento, sono tre eventi da non perdere che cominceranno nel pomeriggio. Noi naturalmente li seguiremo e naturalmente vi li racconteremo nel nostro appuntamento speciale della fiera del libro, dell'editoria e del giornalismo domani pomeriggio alle 14. Vi ringraziamo per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione di Speciale News Web 24 con il nostro telegiornale domani mattina alle 9. Grazie a tutti e buon pomeriggio.